Benvenuti in questa video recensione l'adattatore MHL della marca Hama che permette di portare il display di questi modelli di Android sulla televisione tramite HDMI. In confezione trovate questo che è il prodotto principale. Vedrete che questo è dentro però a parte. Se vedete che non funziona, semplicemente inserendo questo nella porta micro USB dell'Android, andate ad aggiungere come ulteriore elemento questo. Quindi questo è l'adattatore completo. Qui va un eventuale micro USB, così da tenere caricato l'Android mentre si porta il display sulla TV, mentre questa è una porta HDMI femmina, nella quale andrà inserita il cavo HDMI che va verso la televisione. I modelli compatibili, allora, S2, S3, S4, Note, Galaxy Tab. Qui le due indicazioni sono molto generiche, purtroppo: HTC Sensation, HTC Evo 3D, One S, One X, anche in questo caso HTC One, non si capisce se è One M7 o anche l'M8, e Flyer. Attualmente il costo di questo accessorio l'ho trovato in un centro commerciale a 10 euro e per me valeva l'acquisto, insomma. Vado a connettere la porta. Adesso vado anche ad accendere la TV. Vado a connettere all'adattatore MHL l'HDMI che va verso la mia televisione. Per il momento nulla. Andiamo a quindi smontare questo ulteriore componente e vado ad inserire solamente questo. Vediamo. Con S3 purtroppo non funziona. Andiamo a provare con S4. Adesso dovrebbe apparire, vedete, questa finestra che dice HDMI collegato, ed ecco apparire sulla mia televisione lo stesso display del mio Samsung. Facciamo un paio di prove, faccio ad esempio partire la musica che parte sulla televisione perché il cavo HDMI mi porta anche questo tipo di contenuto sulla televisione. Questo è dalle casse della televisione. Altra prova che penso sia interessante da fare con un Samsung sia la funzione multifinestra. Vado ad aprire ad esempio lettore musicale e contemporaneamente YouTube. Quindi due contenuti contemporaneamente. Twitter, e io sulla mia televisione ho esattamente proprio quello che vedo sul mio S4. Se lo giro in modalità landscape, ecco che ho il mio S4 in modalità landscape. Facciamo una prova di sfoglio applicazioni nel menu con una velocità di reazione direi almeno del 90%. Come velocità, facciamo un esempio con questo gioco che per me è bellissimo, tavolo standard. Poi guardate che la vostra televisione può avere dei bottoni che vanno a dimensionare, vedete, questo è un bottone della mia TV, non è qualcosa di Android, ok, quindi se non è in full screen, giocate un po' anche sul vostro telecomando.
purtroppo continuo a ricordarmi che purtroppo non è compatibile con S3, non ha funzionato nonostante sia indicato sulla confezione. Queste sono un gioco di biliardo fantastico, cioè sulla televisione rende veramente molto molto di più rispetto a che sul display di uno smartphone. Facciamo un'altra prova, penso che un giro in internet. Questo è un esempio di navigazione in internet con il browser Google Chrome, quindi io qua mi vedo i miei risultati delle mie partite di calcio, e veramente si può utilizzare con tutte le applicazioni. Immaginate di mostrare la galleria delle vostre fotografie piuttosto che sfogliare le notizie di Facebook sul display della televisione, è veramente fantastico. S5 non è indicato nella lista dei modelli compatibili con questo accessorio, ma proviamo lo stesso. Pronti per scoprire la sorpresa? Vado ad inserire il cavo MHL nello slot per il mio S5 e guardate che funziona perfettamente. Nonostante non sia un modello indicato sulla confezione, funziona anche per lui. Cioè, fantastico. Facciamo. Ecco, anche questo esempio. Veramente una gestione perfetto. Questo accessorio veramente vale tutti i 10 euro che mi è costato. Ciao. Dopo anche questa prova, io vi do da rivederci al prossimo video.